che cosa succede utilizzando il pigmento senza veicolo? Cioè, in realtà il pigmento da solo ha questo tono. Vabbè, il foglio non è proprio adatto, ma comunque penso si veda. Il pigmento ha questo tono. Pensate che se lo stesso pigmento io lo prendo dagli acquerelli, c'è un tono veicolato, diventa molto più scuro. Questo realizzato ad acquerello, una volta asciutto, perderà un po' del suo tono, perché questo è uno dei problemi dell'acquerello, cioè l'abbassamento di tono. Dato che non c'è un non è veicolato da un qualche cosa tipo olio o tipo uovo che mantiene la stessa saturazione, se vogliamo parlare proprio tecnicamente, del pigmento una volta asciutto. Con questo colore veicolato in questo modo, se va miscelato ad esempio con terra di Siena, possiamo ottenere dei toni molto scuri che si avvicinano al nero e possiamo in questo modo evitare appunto di utilizzare veramente il nero. Come vi dicevo, nel pastello c'è questo limite perché nella combinazione dei due toni non riusciremo mai a raggiungere questo scuro così bello profondo che invece con l'acquerello o con altre tecniche si può raggiungere. Allora, vi voglio mostrare invece l'effetto del pigmento. In questo caso prendiamo un po', proprio un po' di pigmento per farvi vedere la differenza che c'è tra il tono del pigmento asciutto ed il tono del pigmento bagnato. Chiaramente una volta che si sarà asciugata l'acqua perderemo quell'effetto di profondità di tono, però se invece avessimo utilizzato un fissativo, l'azzurro avrebbe conservato questa profondità di tono maggiore, questo tono maggiore, più scuro che si può notare adesso nel momento in cui vado ad aggiungere l'acqua. Addirittura questo qua miscelato con l'olio, vi assicuro che resta perfettamente di questa intensità. Dunque, questa è per mostrare quali possono essere i limiti di un pastello se non fissato. Ecco perché io dicevo che a volte aggiungo del nero per avvicinarmi di più a questa profondità di tono, a questo tono più scuro che in una materia insatura come è il pastello non è raggiungibile se non con questi mezzi, o aggiungendo del fissativo o aggiungendo del nero per simulare un po' quello che è il pigmento miscelato con il veicolo.